veloce fatta dai privati è stato un dono all'umanità, però ora anche basta, sono d'accordo con l'altro Cazzullo, bisogna fare un passo in avanti. Detto questo, devo arrivare alla politica, perché ti vedo già collegato con noi. Dino Giarrusso, buongiorno, ben trovato, auguri, è diventato papà. Grazie. Dino Giarrusso. Fatemi vedere la foto dei Dini, qua ci sono tre Dini, dove sono i Dini? Dini? Eccoli qua, nonno, eccoli. Papà e piccolo Dino. Dino, va bene. Dino e Dino. Piccolo adesso Dino. Ci chiamiamo tutti e tre Dino, ma adesso basta. Che farebbe lei? Insomma, ormai Dino è veramente piccino piccino, è nato da pochi giorni, ma sì. Se avesse l'età lo vaccinerebbe? Se l'hai chiesto da papà come si comporterebbe? Naturalmente sì, e naturalmente è una domanda importante, nel senso che la differenza, vedete, a parte che vorrei fare i complimenti a quel dottore, dottor Di Salvo, raramente ho sentito una persona, un medico, parlare in periodo di pandemia con tale pacatezza. Mi è venuta infatti l'idea che la sera, quando arrivo troppo stressata da queste mie, questi miei confronti televisivi, faccio una telefonata e mando a dormire al dottor Di Salvo, mi metto raramente tranquilla, sentito... mi dà una grande serenità il dottor Di Salvo. Raramente moglie, in quasi due anni ormai purtroppo che affrontiamo... Sua moglie eccepirebbe. Ho allora, capito. Non essendo un concorrente della moglie, ma raramente volevo dire che ho sentito un medico parlare con tale pacatezza e serenità di questo argomento, perché la verità è che, a differenza di, avete citato giustamente Aldo Cazzullo, che saluto, il caso di Sabin, che ha voluto regalare il suo vaccino all'umanità, quel vaccino era implacabile contro la polio, aveva un risultato quasi del 100% di efficacia, mentre noi stiamo parlando, nel caso della pandemia, di vaccini che aiutano a non finire in terapia intensiva, che proteggono dalla malattia, sia chiaro, che nella stragrande maggioranza dei casi proteggono dagli effetti più nefasti anche in chi si contagia, ma non ha l'efficacia del 100%, anche perché esistono le varianti, eccetera. Questa cosa chiaramente rende diversa la situazione Covid rispetto ad altri vaccini, che sono quelli che impediscono proprio una malattia di svilupparsi. Però quel dottor Di Salvo ha detto una cosa molto giusta, invece, che sulla quale invece non era d'accordo, non mi ricordo se Cazzullo o Crisanti, e cioè che si è comunicato male. Io su questo sono d'accordo con lui, perché vi assicuro, non sono un medico assolutamente, ma modestamente sono un esperto di comunicazione, è quello che ho studiato e che ho insegnato all'università. Vi assicuro che quell'ingegnere di prima o altre persone sono state anche condizionate, secondo me, dal fatto che qualcuno in TV, con molta sicumera anche, cosa che secondo me è sempre sbagliata da parte di un medico, con aggressività, ha detto è così e basta, per esempio, si deve fare AstraZeneca sotto i 60 anni, è così e basta, fatelo. Poi 10 giorni dopo si scopre che era meglio non diciamo fare AstraZeneca sotto i 60 anni. Siamo pieni di dubbi, è giusto dirlo, grandi certezze non ce ne sono. Dobbiamo essere onesti, perché poi la gente pensa, si fa sti flash. Beh, che io c'è la sua AstraZeneca è un caso molto particolare, Giarrusso, perché io penso, l'ho detto anche in tante volte, che è stata fatta una comunicazione, una confusione straordinaria con la AstraZeneca. È stata.